Barbara Ronchi, premio Anna Magnani come migliore attrice protagonista. Che effetto ti fa tornare al Bifest dopo aver vinto appunto il premio Alida Valli come migliore attrice non protagonista e ora attrice protagonista? Io sono felicissima di essere qui, sono onorata di questo premio e il premio Alida Valli che vinsi per Fai Bisogna era stato il mio primo premio in assoluto di tutta la mia vita, quindi è come se il Bifest mi avesse dato proprio una pacca sulla spalla e mi avesse detto vai, quindi sono particolarmente affezionata a questo festival. E poi l'anno scorso comunque sei tornata al Bifest per presentare Settembre, che comunque è stata anche una bella interpretazione, il motivo per cui sei stata premiata. Che ricordi hai di quel film? Per me settembre rappresenta un po' un prima e un dopo, perché l'incontro con Julia Steigerwald, la regista, per me è stato veramente illuminante, perché è come se ci fossimo veramente trovate, no? Come intenti, che è una cosa molto rara per un'opera prima, per una regista che sta nascendo in quanto tale. Quindi Settembre rimarrà veramente sempre nel mio cuore, oltre a tutte le bellissime cose che mi ha portato, la nomination ai Nastri, il nastro vinto per Settembre come opera prima, adesso il premio Anna Magnani, sarò sempre legata a questo film. Senti, il tuo ultimo progetto era Ora. Ti aspettavi tutto questo successo di pubblico? Cioè, sta avendo un successo incredibile sulle piattaforme, no? Io penso, quando il film è stato presentato al Festival di Roma, noi avevamo visto che l'accoglienza era stata particolarmente calorosa e eravamo molto felici perché noi il film l'avevamo visto prima e ci sembrava un bel film. Non mi aspettavo tutto questo, cioè non mi aspettavo quarti nel mondo, primi in Italia. È stata una cosa che devo dire mi ha riempito il cuore, anche tutti i messaggi che sono arrivati, insomma è stato molto bello e sono molto felice perché è un film che merita veramente. Alessandro Ronaddio, che è regista, è stato bravissimo e se lo merita questo successo. Sono contenta per lui in particolare. Senti, un'ultima domanda. Un aneddoto di Era Ora? Qualche segreto sul set non so, con Edoardo Leo, qualche scherzo? No, c'era questa cosa che Alessandro Ronaddio, regista, ci aveva chiesto prima di iniziare a girare di passare un po' di tempo insieme, perché così, insomma, per creare un legame, perché Edoardo non ci conoscevamo prima. E noi ci siamo guardati e abbiamo detto, guarda Edoardo, io non so te, ma io se prendo anche tempo alla mia famiglia per venirmi a fare, non so, un aperitivo con te, e a me mi cacciano fuori di casa, mi fa guarda la stessa cosa per me, quindi ci vediamo direttamente sul set. E così è stato, in realtà siamo andati a prendere una cosa da bere, ci siamo raccontati, abbiamo parlato tanto tanto del film, devo dire anche con Edoardo è stato un incontro molto molto fortunato. Va bene, grazie e ancora complimenti per il premio. Grazie a te.